Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Anche oggi leggeremo il volantino della Lidl con le uscite della Parkside. Questo è il volantino con le uscite comprese fra il 21 febbraio e il 27 febbraio 2022. E giovedì 24 febbraio ci saranno alcuni utensili. Quindi mettiamo il volantino sul bancone e guardiamo cosa ci propongono. Iniziamo. Andiamo quindi a pagina 28 del volantino e troviamo i nostri utensili della Parkside. In alto a sinistra troviamo il trapano a percussione scalpellatore. Si tratta di un trapano con il mandrino SDS che può allaggiare sia le punte per forare che le punte eventualmente per staccare le piastrelle eccetera. Infatti è un trapano che ha la possibilità, oltre che di girare, anche di attivare la sola percussione e usarlo come un piccolo martello pneumatico, però non è molto potente, ha 1,2 joule e 800 watt di potenza. Il numero delle battute andrà da 0 fino a 7500 al minuto e il numero di giri da 0 fino a 1650 al minuto, regolabili tramite la pressione del tastino. Ha un'impugnatura nella parte frontale girevole che ci permette di impugnare più comodamente il trapano, più una battuta di profondità che ci permette di praticare i fori sempre con la stessa profondità se dobbiamo fare dei fori ripetuti o comunque di stabilire in anticipo quanto debba penetrare la punta all'interno del muro, e va bene sia per muro, metallo, legno. E in dotazione troverete anche un mandrino con l'innesto SDS che però vi consenta di utilizzare anche le punte con il codolo rotondo, quindi è un trapano tuttofare che in casa può sempre tornare utile perché è più potente dei classici trapani ma ha qualche funzione in più mantenendo comunque delle dimensioni compatte, e costerà 34,99 euro. Nella didascalia c'è scritto trapano a percussione scalpellatore per lavorare calcestruzzo, pietra, metallo o legno con mandrino a serraggio rapido per punte di trapano ad albero cilindrico, impugnatura anteriore ruotabile a 360 gradi per lavorazione calcestruzzo, pietra, metallo o legno, in dotazione scalpello piatto, tre punte per forare, battuta di profondità in metallo e mandrino a serraggio rapido per gambi a sezione rotonda. Quindi l'accessorio di cui vi parlavo poco fa, e questo ve l'ho già recensito ben 4 anni fa e vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione per vedere le mie impressioni. Vedrete anche un laboratorio ancora acerbo, completamente diverso da come ora, e anche un Riccardo Muscarella un po' impacciato perché erano le prime recensioni. In basso a sinistra invece a 99 euro ritorna la sega a nastro per metallo. Questa ultimamente sta uscendo di frequente, quindi Lidl si sta rifacendo di tutti i prodotti che non ha presentato, riproponendoli con una certa frequenza, come anche il compressore. Allora guardiamo: angolo di inclinazione regolabile da 0 a 45 gradi, un numero di giri che va da 0 fino a 290 al minuto e la velocità di rotazione della lama da 0 fino a 2,4 metri al secondo. La capacità di taglio senza la struttura di supporto è di 127x127 mm con i tagli retti, invece con i tagli fino a 45 gradi possiamo raggiungere una misura massima di 127x40 mm. E anche questa ve l'ho già recensita, ve ho recensito ben due versioni, la prima che possiedo e la seconda che è di un mio amico. Io la utilizzo con soddisfazione, ovviamente non è un utensile professionale e può succedere che i tagli non vengano perfettamente dritti, ma se utilizziamo questo utensile per tagliare del metallo che poi andrà saldato, con la saldatura e piccole mancanze si possono recuperare senza alcun problema, anche perché considerate che in alternativa il taglio si dovrebbe fare con il flex e in quel caso non avremmo la possibilità di eseguire dei tagli perfettamente a 90 oppure a 45 gradi, quindi questo ci dà una mano ma rimane sempre un utensile dedicato agli hobbisti. Guardiamo anche in questo caso la didascalia: utilizzo stazionario su supporto o a guida manuale, velocità del nastro regolabile e seconda impugnatura regolabile, questa frontale è possibile inclinarla in base alle nostre necessità, piastra di fondo con fori per il montaggio su banco, luce di lavoro a led che illumina la zona sulla quale andiamo ad eseguire il taglio e due chiavi a brugola incluse. A destra invece ritorna il compressore. Si tratta del compressore a bassa rumorosità e a basse vibrazioni, ma non è il compressore silenziato. Infatti è con lubrificazione ad olio, ha due manometri con scala in bar e in PSI e secondo collegamento con rilascio non regolato della pressione del serbatoio. Praticamente questo compressore ha due uscite, una che è possibile regolare con la classica rotellina e quindi possiamo decidere quanta pressione debba arrivare all'utensile che utilizzeremo, e l'altra invece emette tutta la pressione che è possibile erogare in base a quant'aria ha all'interno, quindi non sarà regolabile. In dotazione verrà dato anche questo tubo flessibile a spirale e il cavo di alimentazione sarà lungo 5 metri, avrà una capacità di espirazione di 260 litri al minuto e una pressione di esercizio regolabile fino a 10 bar, quantità effettiva emessa a 7 bar, 103 litri
litri al minuto. Io di questo però possiedo la versione da 50 litri, da 24 litri possiedo la versione silenziata che vi ho già recensito. E anche di questo troverete la recensione nel primo commento e nella descrizione. In alto a destra il tanto desiderato sgabello carrello per lavori di montaggio 2 in 1, perché si può trasformare in lettino e in sgabello. Avrà una dimensione di 91 cm x 12 cm x 41 cm sotto forma di lettino e invece 41 x 46 x 37 sotto forma di sgabello. Anche questo ve l'ho già recensito, un prodotto utile quando si devono fare alcuni lavori perché ci permette di muoverci con comodità sia quando siamo seduti che quando siamo sdraiati, stiamo lavorando ad esempio sotto un'autovettura eccetera, e può supportare un peso fino a 150 kg in posizione sdraiata e fino a 120 kg in posizione di sgabello. Andate a dare un'occhiata giù nel primo commento nella descrizione anche per vedere la recensione di questo prodotto. Al centro della seconda pagina invece troveremo dei cacciaviti a 99 centesimi, ci sarà anche un cercafase, questi però non sono dei cacciaviti da utilizzare in ambito elettrico, anche se sono affiancati ad un cercafase, sono degli utensili che hanno delle destinazioni d'uso differenti. Questi servono semplicemente a svitare delle viti che siano su legno, metallo eccetera, ma non utilizzatele mai in campo elettrico. Più in basso invece troviamo altri tipi di cacciavite, ma si tratta di cacciaviti della linea Performance, set di cacciaviti a scalpello, 13 pezzi, con punte magnetiche e calotta posteriore a percussione. Due fissaggi a parete, materiale di montaggio incluso. In poche parole, questa parte nera che vedete sulla parte bassa è un supporto che ci permette di tenere ordinati i cacciaviti, e la stessa può essere appesa a muro tramite dei tasselli e delle viti che verranno date in dotazione. Costeranno 14,99 euro. Praticamente saranno la versione Performance di questo tipo di cacciavite, che è possibile percuotere nella parte posteriore e che hanno il gambo del cacciavite con questa forma esagonale, sia nella parte iniziale con una dimensione un pochettino più elevata che lungo tutto il gambo con una dimensione più ridotta. E a destra degli stessi troviamo un set taglierino con lame intercambiabili. In dotazione verranno date 10 lame a gancio, 10 lame a trapezio e 8 lame da punteggio. E dalla fotografia sembra quasi che si tratti di un taglierino con la lama richiudibile, quindi come se fosse un coltellino a serramanico. Infatti non riesco a capire se questo tastino rosso serva a ripiegare la lama oppure serva ad aprire un eventuale vano portalame di scorta. Comunque costerà 9,99 euro e troverete anche questo case per trasportare più facilmente l'utensile. Nella pagina successiva troverete invece gel protettivo per legno, olio protettivo per legno e vernice martellata per portone del garage o lacca protettiva per zinco. Il gel protettivo per legno costerà 9,99 euro e sarà disponibile in 4 colorazioni. L'olio protettivo 12,99 euro in 2 colorazioni. Invece la vernice sarà disponibile in più colorazioni e più versioni, al costo di 6,99 euro. Allora ragazzi, io ho finito con la lettura di queste due paginette del volantino, ci sono pochi utensili, effettivamente speravo ci fosse qualcosina in più, però si tratta di cose utili e interessanti. Compressore, secannastro, soprattutto per quanto riguarda il trapano ed il carrello, sono degli utensili che quando escono effettivamente attirano molto l'attenzione perché sono molto comodi nei nostri laboratori. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!